Ben ritrovati ad una nuova puntata di Special, più speciale del solito, non solo per la scenografia che come vedete alle mie spalle è stata realizzata e ringraziamo dalla ditta Artigianato Eugea che ci ha proposto un calendario molto particolare realizzato a mano proprio perché saranno tante le date che dovrete ricordare per questa puntata. Incominciamo con quello che è ormai appuntamento fisso ogni anno per noi di Special, quello con gli amici del Presepe che anche quest'anno in una mostra ci propongono quello che è il risultato di un anno di fatica. Vediamo. When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love with you. Assessore Rispoli, avvia la 23ª edizione della mostra presepiale a Napoli. Si rinnova come ogni anno, l'anno scorso grande afflusso di persone che sono venute a visitare questa mostra gratuitamente. Quanto è importante quest'arte napoletana? Oh, è una cosa straordinaria, fa parte delle nostre radici, della nostra tradizione, ci abbiamo dei secoli di attività sul presepe alle spalle, e la bellezza, la cosa che a me piace di più è la continuità, è la capacità, la volontà di continuare e di darsi da fare gratuitamente, il piacere che provano le persone stesse. Noi visitatori rimaniamo ammirati, stupiti, in qualche momento addirittura incantati per la bellezza del lavoro fatto e per la qualità del lavoro fatto, ma la cosa più straordinaria è il piacere di chi le fa, l'entusiasmo di chi le fa. Ed è molto importante anche che oggi questo nostro tipo di artigianato, che è di altissima qualità, venga non solo conosciuto, non solo apprezzato, ma richiesto in tutta Europa e fuori anche d'Europa per mostre di grandissimo valore. E so che ce n'è una serie, mi sono state elencate nelle mie maggiori capitali, non avrei mai immaginato che ci fosse questo tipo di passione anche all'estero, ma evidentemente l'abbiamo suscitato noi mantenendo viva quest'arte. E che ci chiamassero a mostrare gli straordinari risultati di passioni, che sono passioni individuali, in cui si dedicano i tempi fuori del lavoro, si dedicano i tempi, uno ruba, io ho parlato con le persone, con gli artisti, rubano il tempo alla loro vita perché una parte della loro vita è la creazione di questi prodigi. Questa è la 23ª edizione, significa che è un'iniziativa che è durata nel tempo, nella nostra città di questi periodi, mantenere e far rivivere queste edizioni è importante. Un'iniziativa che ovviamente dall'aspetto di quello che sono le cose importanti della città, le tradizioni natalizia, e perciò il Natale non solo come un momento di consumismo sfrenato in un periodo anche difficile dal punto di vista economico, ma un'occasione che parte dal 5 dicembre fino all'8 gennaio per far conoscere ai cittadini napoletani e ai turisti le belle tradizioni che anche la città di Napoli ha. Mi onoro di essere stata nominata madrina dell'associazione dagli amici del Presepe. Io credo che, insomma, Patruno abbia detto un po' tutto, la cultura, la storia della nostra città,
una grandissima capacità artigianale di persone che, pur non essendo dei professionisti, mettono invece ogni volta alla prova la mia curiosità, perché ogni anno si arriva e si trovano delle iniziative e dei pezzi ancora più belli di quelli precedenti. Come diceva Patruno, uno dei luoghi simbolo della città, la chiesa di San Severo al Pendino, via Duomo, quindi sia per molti turisti attratti da San Gregorio Armeno, uno dei punti fermi del nostro Natale a Napoli. Già c'è stato un grande successo lo scorso anno, quest'anno? Beh, quest'anno speriamo di superare le 115.000 presenze che abbiamo avuto lo scorso anno. Lavoriamo un anno tutti appunto per avere questo momento comune di felicità. La nostra associazione, ormai chi ci segue da anni sa che è un'associazione culturale di volontariato senza scopi di lucro, e lavoriamo appunto per il presepe. Siamo giunti alla 23ª mostra che io sembrerà, lo ripeto ogni anno, ogni mostra mi sembra più bella. L'arte presepiale napoletana ovviamente è famosa in tutto il mondo, ma al giorno d'oggi è ancora molto sentita la tradizione proprio dell'arte presepiale, anche da un punto di vista religioso, intendo. Io credo di sì, credo che il presepe è vivo. Noi napoletani poi lo viviamo in maniera diversa. Sarebbe lungo spiegare perché il presepe napoletano ha una sua connotazione. Risale al San Gaetano da Thiene nel 1534. Però le voglio dire questo: il presepe è tradizione, le tradizioni sono alla base della nostra cultura, le innovazioni sono necessarie, ma quando si esagera nelle innovazioni non sono d'accordo. Il presepe, soprattutto la rappresentazione della natività, è un momento, a Napoli si dice un mistero, perché? Perché un mistero è un momento altissimo della nostra spiritualità, e circondarlo magari di spazzatura, perché a Napoli c'è stato il problema della spazzatura, io personalmente, ripeto, è una mia opinione, è una mancanza di rispetto verso la nostra cultura, ma soprattutto verso il sacro evento. Sì, le innovazioni sono, facciamo un bel presepe. Anche il presepe può essere un mezzo per parlare dei problemi di Napoli, però l'esagerazione, mettere la natività fra i rifiuti, lo trovo eccessivo. Siamo insieme all'avvocato Rotoli, presidente dell'AIL sezione Napoli. Presidente, ogni malato appunto di leucemia ha la sua stella. L'associazione italiana Amici del Presepe qui hanno voluto organizzare questo banco di vendita delle nostre stelle. Chi ha interesse può accomodarsi per prendere la stella e contribuire volontariamente al mantenimento dell'associazione, che si occupa di migliorare l'assistenza agli ammalati e ai familiari degli ammalati di leucemia. Grazie a Paola Rendina, quindi lo ricordiamo, avrete tempo fino all'8 gennaio per fare visita a questa straordinaria mostra che si trova nel cuore, nel centro storico della città di Napoli, in via Duomo, così come non potete mancare il 19, 20 e 21 agli eventi organizzati dall'associazione Nartea. Sentiamo. Per il Natale a Napoli 2008 l'Associazione Culturale Nartea presenterà ben tre eventi, ben tre manifestazioni diverse. Partiamo col 19 dicembre, un'iniziativa intitolata Equilibri nell'antisala dei baroni del Maschio Angioino, un reading di letture edite ed inedite dedicate appunto al Natale. In questa iniziativa, in collaborazione con Asimov, associazione di scrittori in movimento, parteciperanno anche Rosaria De Cicco e Lucio Ciotola e Pino Imperatore. Il giorno dopo, il 20, abbiamo un'altra visita, una visita questa volta guidata, teatralizzata, un format particolare, inedito, che propone l'Associazione Culturale Nartea con Le Anime Pezzentelle. Una visita nella chiesa, quindi, di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco e nel suo ipogeo, dove si incontreranno, oltre alla guida appunto che spiegherà i diversi usi, la storia appunto della chiesa, si incontreranno dei personaggi che racconteranno quello che sono proprio il culto che noi napoletani abbiamo verso i defunti. Il giorno dopo, il 21 dicembre alle ore 11:30, nella cavità sotterranea di Piazza Cavour abbiamo un'altra manifestazione, sempre una visita guidata, teatralizzata, in questo caso natalizia, quindi dedicata alla natività, intitolata E Boss Napoli o Bambinello. Vi aspettiamo numerosi per chiunque voglia trascorrere il Natale a Napoli e soprattutto con noi.
E ora partiamo per quella che è stata per secoli ed ancora oggi riconosciuta come la patria dei cavalieri. Andiamo a Malta. Noi ci troviamo 93 km lontani dalla Sicilia e 280 km lontani dal nord dell'Africa, un arcipelago composto da 6 isole, poi a 7 km dal nord di Malta c'è l'isola sorella, l'isola di Gozo, Comunetto, Filfla, l'isola di San Paolo e Comino. Ci sono 3 isole abitate e 3 disabitate e la popolazione di tutto l'arcipelago è di 400.000 abitanti. Questo ci fa il secondo paese più densamente popolato nel mondo e il più popolato nell'Unione Europea. Malta è una repubblica, gli ultimi che hanno dominato l'isola erano gli inglesi ed è per questo che abbiamo molto della dominanza inglese, il nostro modo di guidare e anche la lingua, perché la lingua inglese è considerata anche una lingua ufficiale. Siamo bilinguali, il maltese che è l'unica lingua semitica che viene scritta nell'alfabeto latino. L'influenza dal latino l'abbiamo ottenuta con l'arrivo dei cavalieri, che erano un gruppo di uomini che nell'undicesimo secolo sono partiti per la Terra Santa per assistere ai pellegrini durante le crociate. Loro venivano da 8 nazionalità europee. Poi abbiamo anche avuto 2 anni del blocco francese. Napoleone Bonaparte è entrato nel porto e ha mandato via i cavalieri. Prima dell'inglese, la seconda lingua più importante era l'italiano, perché lo studiamo a scuola. E poi, fino ad alcuni anni fa, vedevamo soltanto la televisione italiana. La moneta ufficiale è l'euro, perché noi facciamo parte della comunità europea. La capitale dell'isola, La Valletta, che fu la città costruita dai cavalieri. Fu la prima città ad essere disegnata a forma di una scacchiera, infatti tutte le strade della Valletta sono tutte parallele, danno tutte verso il mare. È una città barocca, è una fortezza ed è anche una penisola costruita tra i due porti. Oggigiorno girano i film a Malta, Il Gladiatore fu girato in quella zona. Con questo è davvero tutto, vi ricordo come sempre il nostro indirizzo di posta elettronica, anzi due, info@kpl.net per le vostre richieste di informazioni, invece news@kpl.net per i comunicati stampa e mi rivolgo ai colleghi. Per quanto concerne invece la possibilità di rivedere questa puntata tutte le volte che volete, ovviamente sapete già dove, www.kpl.net. Buon Natale.